Appassionati di calcio, popolo rossonero, avete passato un buon Ferragosto? Sicuramente sì, e subito dopo il Ferragosto c'è la Team Cup con la Virtus Lanciano in campo ad affrontare l'Alessandria, cullando un sogno tutt'altro che peregrino, quello di affrontare il Genoa, e si giocherà qui allo stadio Biondi. Non ha portato bene negli ultimi anni la Team Cup ai colori rossoneri, ma chi lo sa, staremo a vedere per questa esclusiva indifferita di Telemax, signore e signori, Virtus Lanciano versus Alessandria per questo primo vero impegno ufficiale. Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo, quasi 2000 gli spettatori presenti qui al Biondi, splendida serata di metà agosto, tutti gli ingredienti per vivere 90 minuti, poi staremo a vedere se ci saranno i supplementari o i calci di rigore. Un abbraccio a te, Antonio Di Nunzio. Un saluto a te, Enrico, e buonasera a tutti i telespettatori. In una serata di metà agosto si inizia a fare maledettamente sul serio per la Virtus Lanciano, basta amichevoli, da adesso si scende in campo per vincere questo secondo turno preliminare della Team Cup. Ci regala un sogno, il Genoa, che addirittura, come vedremo e spiegheremo poi più tardi, addirittura potremmo affrontarlo al Biondi, però per regalarci questo sogno abbiamo bisogno di battere l'Alessandria. Battere dunque l'Alessandria, rincuorare subito i tifosi, scaldare i cuori, le menti, i muscoli, quando all'inizio del campionato manca davvero poco e comincia il conto alla rovescia. Le note dell'inno ufficiale accompagnano le due squadre. Prima di elencarvi le formazioni, un pensiero va al grandissimo Vittorio Paolo Emilio, lo storico custode dello stadio Biondi, che ha visto passare allenatori, giocatori, sfide epiche proprio davanti ai suoi occhi, e che questa sera manca tantissimo. Un abbraccio a tutta la famiglia e un pensiero con la voce rotta dalla commozione per il grande Vittorio. Subito le formazioni, Virtus Lanciano con Andrade Nicolas, ecco un volto nuovo, arriva dal Verona il portiere che dovrebbe essere il titolare, poi Aquilanti, Mammarella, Trest, Tiam, Piccolo, Vastola, Ferrario, Paghera, Di Cecco e Gatto. Signori, l'11 schierato da mister D'Aversa prevede un solo volto nuovo, che è proprio quello del numero uno del portiere, panchina con Aridia, Casadei, Verna, Turchi, De Vita, Scrosta, Conti, Nunzella e Agazzi. Per quanto riguarda l'Alessandria di Luca D'Angelo, beh, lui è abruzzese, quindi insomma ha militato col Castel di Sangro, col Chieti, lo si conosce bene. Fischio d'inizio in questo istante, Alessandria con Nordi, Sosa, Mora, Ferrani, Obodo, Terrigi, Spighi, Mezzavilla, l'ex di turno, Guazzo, Scotto e Valentini. Panchina con Poluzzi, Nicolao, Rantiere, Vito Francesco, Taddei, Pappaianni e Marconi. Fischietto affidato a Filippo Merchiori di Ferrara. E vediamo subito che il 3-5-2 di mister Roberto D'Aversa si trasforma questa sera in un 4-3-3, ma da vedere, attenzione, la sgroppata di Tiam, troppo lungo il pallone. Ecco, vediamo l'atteggiamento tattico di mister Roberto D'Aversa, mentre mi sembra che l'Alessandria si sia affidata al 4-4-2. Questi primi commenti, primi giudizi, ma dobbiamo vedere bene l'atteggiamento tattico delle due squadre, mentre c'è Trest che disimpegna questo servizio in profondità. Primo pallone toccato da Nicolas Andrade. Antonio Di Nunzio, atteggiamento tattico. Sì, indubbiamente mister D'Aversa ci sorprende in questo 4-3-3, tutti pensavamo una conferma del 3-5-2 che avevamo stato nei precedenti amichevoli, però cala il tris d'attacco, il tridente pesante con Piccolo, Tiam e Gatto, che auspicabilmente saranno il tridente che sarà titolare in questa formazione. Il centrocampo è di esperienza, con la solita linea di esperti frentani, Vastra e Di Cecco, con Paghera playmaker, e la difesa è quella sostanzialmente dell'anno scorso, con qualche piccola modifica tipo Aquilanti a destra. Per il resto c'è curiosità per vedere Andrade, un nuovo arrivato al Verona in prestito, un giovane, un classe 88, quindi c'è curiosità per questo. E l'Alessandria
applica un modulo speculare, un 3-5-2, che però poi in difesa può diventare anche tranquillamente un 4-4-1-1, che dir si voglia, o 4-5-1. Attenzione, pallone perso a centrocampo con Scotto, che ne approfitta conquistando il pallone a Paghera. Ancora il forcing di Scotto, ma disimpegna la difesa. Ecco motorino Domenico Di Cecco a servire Tiami, lavoro di sponda, poi inserisce il piedino Alessandro Terrigi. Lanciano subito col buon ritmo e il buon piglio, chiaramente sempre calcio di agosto, ma il primo vero impegno ufficiale della Virtus Lanciano. Tanta curiosità, ma rispetto all'anno scorso, ne approfitto anche per carpire un commento dal collega, dall'amico Sergio Mancini. Lanciano che schiera 10 undicesimi rispetto all'anno scorso, in pratica tranne il portiere e la squadra dell'anno scorso. Sì, ben ritrovati a tutti intanto per l'inizio ufficiale della stagione 2014-2015, che spero ci vedrà ancora protagonisti su Telemax in ogni caso e con tante cose. Sì, il Lanciano per 10 undicesimi lo stesso dell'anno scorso, cambia solo il portiere, questo Nicolas, il terzo portiere del Verona, di cui si dice un gran bene, che l'anno scorso non ha mai avuto l'opportunità di giocare in Serie A, però è un brasiliano molto interessante come portiere. Per il resto appunto è il Lanciano dell'anno scorso, aspettando ancora qualche innesto. Soprattutto io continuo, insisto nel dire che secondo me servirebbe uno che faccia i gol, esperto là davanti. Per il resto i nuovi sono tutti in panchina. Per quanto riguarda l'Alessandria, hai già detto di Luca D'Angelo, che conosciamo molto bene. È bello rivedere Adriano Mezzaviglia 10 anni dopo qui al Guido Biondi, anche se c'è già tornato con altre squadre in questi 10 anni. E poi ci sono anche due ex giocatori del Teramo che sono molto interessanti, Manuel Ferrani, uno dei centrali difensivi, e poi Michele Valentini, che è anche il capitano dell'Alessandria. Un'Alessandria che insomma è una formazione che non è tra le favorite quest'anno della Lega Pro per la vittoria del campionato della Lega Pro Unica, però comunque è una squadra che può dare fastidio, a delle individualità interessanti, anche Scotto là davanti. Tra l'altro, a vedere alcuni giocatori, è venuto anche l'ex DS del Pescara e del Genoa, Daniele Dell'Icarri, in particolare Scotto, che appunto il canale è di Genova per lui. Comunque una partita che secondo me è molto interessante, perché l'Alessandria non è l'ultima arrivata. Grazie Sergio Mancini, rientriamo in cronaca diretta. Mammarella per Di Cecco, lo scambio tra i due, il pallone indietro. Dove c'è Ferrario, l'appoggio per Trest, per Aquilanti, si cerca l'inserimento di Antonio Piccolo, cerca di bruciare Sosa in leggero ritardo. Antonio Piccolo, Sosa chiude senza problemi, pallone per Valentini indietro, sempre per il classe 85. Sosa fa sfilare il pallone sempre sulla linea di difesa, avanza di qualche metro, 5 minuti di gioco, 0-0 qui allo stadio Guido Biondi. Non riesce la chiusura, lo scambio tra Mora e Guazzo, e il pallone con Andrade che cerca Antonio Piccolo, trova Sosa che a sua volta ribadisce in fallo laterale. Vastola, l'immarcescibile Gaetano Vastola per il metronomo Paghera. Mammarella cerca Leonardo Gatto, il colpo, la finezza per poter liberarsi di un avversario. Sicuramente in queste prime battute comunque più Lanciano, ma attenzione, Ferrario chiude su Guazzo, il pallone ad Andrade che poi serve Treste, ancora Ferrario, pallone a centrocampo, colpo di testa senza problemi col pallone che non arriva a Gatto. Ancora l'Alessandria mentre siamo al sesto minuto di gioco per il capitano Valentini, pallone indietro. Prime impressioni, Antonio Di Nunzio. Beh, un Alessandria che è molto quadrato, un 3-5-2, Obodo il playmaker, Mezzaviglia e Valentini sono gli interni di centrocampo. Sulle fasce corrono il numero 3 che è Luca Mora e Spighi, in avanti Guazzo e Scotto davanti. Però diciamo che il Lanciano per adesso mantiene il pallino del gioco, a parte qualche insomma disimpegno un po' faticoso, però mi sembra che la squadra sia ben messa in campo. È ovvio che la partita non è semplice, intanto c'è Tiam in avanti. Infatti Tiam cerca di liberarsi, il pallone in mezzo
l'inserimento di un difensore, Ferrani per la precisione, piemontese. Ancora Mammarella, il pallone calibrato, toccato, sporco, che viene allontanato. C'è ancora il Lanciano con Paghera di testa, Thiam a servire Piccolo, cambio gioco verso la destra, Piccolo sulla linea di fondo, Antonio Piccolo punta un avversario, poi serve Paghera, il pallone sul destro ad Aquilanti, lo scambio per Piccolo, avanti Piccolo, il pallone buono, il pallone quasi raso terra, Aquilanti a lambire il palo, prima occasione rossonera, settimo minuto, insistita, orchestrata, ma il Lanciano ci prova, calcio d'angolo perché il pallone è stato toccato, dunque Carlo Mammarella alla battuta, settimo minuto di gioco, Lanciano pericolosissimo, Mammarella sul pallone, c'è anche Paghera che glielo tocca, l'arbitro fa ripetere questo tiro della bandierina. Ricordiamo che l'arbitro è il signor Filippo Merchiori, beh, lo ricorderete, in prossimità del ponte di novembre, ciò che successe alla Virtus imbattuta che si presentò a Modena e subì la beffa, anzi il torto, intanto questo calcio d'angolo con il portiere Nordi che blocca a terra. Ottimo lo schema dei rossoneri, è sbucato Vassola che era pronto a trafiggere Nordi, però purtroppo il portiere ha anticipato. Comunque rimangono i calci da fermo un punto di forza della Virtus Lanciano. Un buon inizio, direi io, un buon primo quarto d'ora quasi, un 10 minuti di livello per la Virtus. Vedo molto bene la catena di sinistra che presto mi sembra che stia funzionando, con Mamigno che si muove come sempre molto bene, l'abbiamo già detto nel trofeo Guglielmo Maio, sicuramente uno dei migliori. Però ripeto, l'Alessandria è un buon test perché è una squadra che comunque l'anno scorso ha fatto 52 punti nella seconda divisione e è arrivata settima, si è confermata una squadra che parteciperà al primo torneo di Lega Pro a gironi unici, cioè sarebbero tre gironi A, B e C, quindi secondo me è una squadra che può mettere anche in discreta difficoltà la Virtus Lanciano, quindi servirà una prestazione compatta e coesa degli uomini di Aversa. Avete visto Thiam indietro a cercare Di Cecco di sponda, gioco fermo, calcio di punizione in favore dei piemontesi in tenuta grigia questa sera qui al Biondi, la temperatura non è altissima quindi non ci saranno problemi di sopportazione di caldo, terreno in buone condizioni di gioco, il pallone intercettato da Piccolo, poi recupera Alessandria ma c'è Vastola che va a lottare soffiando letteralmente il pallone a Mora, ecco Paghera, ecco Aquilanti, tutti cercano Mamigno, forza la progressione di Mamigno che mette pressione su Teriggi che si rifugia in fallo laterale, c'è Vastola che corre sul pallone per Aquilanti, Piccolo indietro a Trest, 10 minuti sempre 0-0, ghiotta l'occasione con Antonio Aquilanti al settimo minuto, poi Piccolo, il pallone toccato da Vastola, è incredibile Gatto sulla traiettoria, un pallone sporcato, ruzzola a terra, grande occasione anche questa con Gatto che non è stato lesto, forse insomma non era facile, scordinato, è arrivato in corsa da dietro, però grande occasione sotto porta al limite dell'area piccola, grande occasione, la seconda consecutiva, cross di Piccolo e poi non ci arriva Gatto che poteva sfruttare meglio questa palla d'oro. E purtroppo non è riuscito a bruciare il difensore dell'Alessandria, quindi si è trovato all'ultimo a dover provare una conclusione, è stato bravissimo il portiere Nordi perché ha sfruttato benissimo il lavoro del suo compagno, la difesa che è riuscito ad ostacolare Gatto, un peccato perché nel caso Gatto si fosse... Attenzione Vastola, il portiere Nordi esce con i pugni, beh, il giudice di gara
segnala l'irregolarità ad opera di Vastola, qualche fischio per lui, non proprio chiarissimo e limpido questo calcio di punizione. Beh, sicuramente una carica al portiere non proprio limpida, però in fin dei conti ci può stare. Dicevo, Gatto purtroppo è stato rapido nello smarcarsi, altrimenti avrebbe potuto sicuramente capitalizzare il bel cross di Piccolo dalla destra. Attenzione perché si vedono gli ospiti, pallone per Obodo, cerca di manovrare a centrocampo l'Alessandria, attenzione a questo tiro che lambisce di poco il 7, bello con Guazzo, Matteo Guazzo, classe 82, un tiro a incrociare alto sulla sinistra della porta difesa da Andrade, niente male la fiammata dell'Alessandria, ma un preziosismo bello davvero, tiro di prima intenzione, ha guardato, ha alzato lo sguardo e poi ha cercato il 7. Sì, tiro da giocatore esperto, Guazzo che non è un super bomber, non segna tantissimi gol durante le sue stagioni, soprattutto in Lega Pro negli ultimi anni, però è uno molto utile. Per quanto riguarda il Lanciano invece stavo notando, e questa è una cosa positiva, visto che l'organico è ancora ampiamente da completare, che comunque il vantaggio del Lanciano è che al 17 agosto gioca a memoria, una squadra che gioca davvero a memoria, con Tiam che gioca di sponda sempre di prima, e questo è il gioco che vuole da Versa, quindi secondo me siamo già a buon punto nonostante l'organico sia ancora carente numericamente. Giusta osservazione, ma non potrebbe essere altrimenti perché si tratta di un organico ormai rodato, mentre Paghera cerca la conclusione dalla lunghissima distanza. Tutto questo mentre Roberto D'Aversa, al limite dell'area tecnica, in piedi a visionare e dirigere la sua band. Ricordiamo allora che in caso di passaggio al turno successivo si affronterà non a Marassi al Ferraris, ma qui al Biondi il Genoa. Sì, perché sostanzialmente gli accoppiamenti si stabiliscono in base a un ranking che viene stilato dalla Federazione Gioco Calcio, e quando capita l'occasione di una concomitanza tra due squadre della medesima città, quindi che giocano sullo stesso campo, quella con il ranking più basso giocherà in casa il turno di Coppa Italia. In questo caso tra Sampdoria e Genoa il ranking più basso ce l'ha la Sampdoria e quindi giocherà il turno in casa. Quindi immaginatevi, Virtus Lanciano Genoa, attenzione perché c'è Scotto in area di rigore, Scotto il pallone per Obodo, il suo destro, toccato il pallone, esce Andrade, pallone toccato ma nessun problema per lui. Curiosità anche per analizzare il portiere che difenderà i pali al quale è toccata l'eredità di Sepe, del grande Luigi Sepe, che ha approdato in Serie A. Beh, lui comunque è navigato anche in Serie A, Andrade, perché ricordiamo che è stato il vice di Rafael. Sì, sì, lui è sicuramente un portiere di buon livello, certo non gli si può lasciare un'eredità così pesante come quella di Sepe, che ormai è in Serie A e farà il secondo a Bassi, anche se secondo me presto prenderà il posto a Bassi, quindi penso che lui dovrà fare la sua stagione, dovremmo avere un po' di pazienza perché è comunque un ragazzo giovane e comunque la prima esperienza da titolare in una squadra. Intanto c'è la Virtus in avanti con Mammarella. Sì, Gatto per Mammarella, il pallone tagliato in mezzo, Piccolo il suo tracciante dal limite dell'area, il suo destro fuori misura, un metro e mezzo sulla destra del portiere Nordi, e ancora Lanciano, e più Virtus Lanciano, anche se ricordiamo al 12esimo il tiro di Guazzo, splendido dai 20 metri. Allora, calcolando insomma le occasioni, 3 per la Virtus, una bella di pregio per l'Alessandria. Più Virtus, senza dubbio, più ritmo, soprattutto si cerca il fraseggio, si cercano gli scambi, insomma i meccanismi sono conosciuti. Sì, ma è un indubbio vantaggio il fatto di conoscersi, di avere già dei meccanismi rodati. Intanto c'è Piccolo sulla destra. Sì, Piccolo cerca di sganciare il suo sinistro, c'era Tiam ben appostato all'interno della lunetta, un gesto di disapprovazione da parte sua, voleva il pallone, mentre Piccolo ha cercato la soluzione balistica da lontano. Dicevo, in un momento della stagione così diciamo un po' in bilico, visto la condizione fisica che è un po' in divenire per tutte le squadre, avere dei meccanismi già rodati, perché sono sostanzialmente giocatori che hanno già giocato insieme una stagione, è qualcosa di importante. Faccio notare i movimenti di Tiam che attenzione, è bello questo scambio a liberare Mora,
Sarò bravo Aquilanti, rimane a terra a Mora. Ci sono alcuni giocatori che richiamano l'attenzione della panchina, ma c'è vicino l'arbitro. Vediamo un po' se sì, entrano i medici, entra lo staff medico. No, dicevo, i movimenti di Diam dalla prima punta sono molto interessanti, corre molto e si fa vedere spesso, quindi è opportuno che sia Piccolo che Gatto e anche Paghera ovviamente tengano in considerazione l'opzione Diam, che muovendosi crea indubbiamente buone chance per l'attacco rossonero. Questa è una nota estremamente positiva, quindi penso che in attesa dei nuovi innesti, che sicuramente ci saranno a centrocampo, ma secondo me anche in attacco, perché così abbiamo gli uomini contati, a centrocampo siamo in grave carenza secondo me, perché a parte questa terna che ormai è esperta, in panchina cambi di qualità diciamo che ne servono. Quindi in avanti secondo me servirebbe un altro piccolo rinforzo, speriamo che arrivi. Comunque sappiamo che gli ultimi giorni di mercato per la Virtus sono sempre importanti e prolifici gli acquisti. Intanto ci sono le cure mediche in corso per Mora. Diciamo che di questi primi 20 minuti possiamo dire ci sono state tante occasioni, soprattutto per la Virtus, che ha sfruttato il vantaggio di conoscersi, quindi gioca un po' a memoria a prescindere dalla condizione fisica. Bene in avanti Diam, io continuo a sottolinearlo, io personalmente non l'ho mai visto muoversi così tanto e così bene soprattutto, quindi ha già immagazzinato i tagli da prima punta per creare spazi sia per Piccolo che per Diam. E allora staremo a vedere, mentre siamo al 18esimo, l'evolversi del confronto contro l'Alessandria. C'è Mora che viene caricato a bordo dell'auto elettrica e portato a bordo campo. Adesso si riprenderà a giocare con parzialmente l'Alessandria in inferiorità numerica, da specificare la presenza di circa una quindicina di tifosi dell'Alessandria, ovviamente assiepati in curva nord. E c'è la sostituzione, Nordi non ce la fa ed entra Giuseppe Nicolao, ma lo ricorderete perché lui l'anno scorso per parte della stagione fu proprio tra le fila della Virtus Lanciano. Dunque esce Mora ed entra Nicolao, lo ricordi Nicolao? Sì, 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 un terzino, dicevo, uno dei tanti ex di questa partita, insomma. Però Nicolao secondo me ha buona gamba, Lanciano abbiamo visto pochino, però è provenienza Napoli, come provenienza Napoli era anche quando è venuto a Lanciano, ha avuto poco spazio in quella stagione, però secondo me può far bene. E grazie all'Alessandria metterà sicuramente in faretra tantissimi minuti. Ancora Virtus Lanciano col possesso palla e la supremazia territoriale, il pallone da Aquilanti a Piccolo e poi ribadito indietro per Trest, aria la manovra, ecco Ferrario, avanza il pallone basso per Gatto, il velo per Thiam, pallone perso e riconquistato dall'Alessandria, indietro la pressione del Lanciano, nello specifico con Gatto, Aquilanti di testa verso Piccolo, indietro c'è Sosa, batti, ribatti, si gioca col pallone solo adesso messo a terra con Sosa, che preferisce non rischiare, indietro per Nordi mentre Mamigno lo va a premere, ecco il colpo di testa di Trest, ancora la Virtus Lanciano che potrebbe comunque pigiare sull'acceleratore, anche perché mi sembra che la condizione atletica non sia assolutamente insoddisfacente, e dunque perché non provarci e da subito. Dunque più cattiveria in fase di finalizzazione, il pallone da Piccolo per Paghera a Obodo dinanzi a lui, poi l'anticipo su Vastola, c'è Ferrario che anticipa un avversario, il pallone che danza in area di rigore dove c'è Mamigno, allontanato per Obodo. Ecco il primo pallone di Nicolao, c'è Aquilanti che ci mette il piedino, onnipresente Aquilanti in questo frangente di partita. Piccolo Paghera, ancora un passaggio fuori misura e nuovamente Obodo. Non riesce lo scambio nello spazio stretto, ancora Virtus Lanciano, cerca di manovrare, di trovare l'uomo giusto, ecco Gatto, ma il pallone è stato toccato con una mano, dunque c'è calcio di punizione per la Virtus Lanciano, si incaricherà Mammarella di questa soluzione
con palla inattiva al 21esimo minuto. Vediamo il pallone a chi sarà indirizzato, vedete i lunghi si preparano, c'è Ferrario pronto lì in mezzo, c'è Trest, c'è Mamigno, gli uomini dotati di più centimetri, ma non scordiamoci Gaetano Vastola che tante soddisfazioni ha dato soprattutto di testa la Virtus Lanciano, mentre il coro che sentite è quello della bronzatissima curva sud, generosissima in tutte le occasioni, è pronta a pregustare un altro anno di Serie B, il terzo di fila, tutto pronto, Carlo Mammarella e il pallone sul secondo palo dove c'è Vastola e poi gol, no, incredibile, già stavo gridando al gol con Trest che ha cercato di ribadire in rete, ma Nordi si è fatto trovare pronto da segnalare dunque al 22esimo. Mammarella sul secondo palo per la testa di Vastola, ribadisce sul palo opposto dove c'è Trest, ma c'è anche Nordi. E allora quarta occasione da gol per la Virtus Lanciano. Sicuramente la più clamorosa tra tutte quelle avute, Trost praticamente ha colpito a botta sicura, Nordi ha fatto quello che possiamo definire un quasi miracolo, perché forse l'unica pecca che si può dare a Trost è di non aver dato forza al pallone per essere più incisivo, ma comunque era molto difficile perché comunque il colpo di testa di Vastola, il famoso ponte, aveva già rallentato la palla, quindi lui era convinto di far gol, invece Nordi gli ha negato la gioia della rete e del vantaggio rossonero. E vabbè, comunque Lanciano questo successo se lo sta meritando, il risultato però al 23esimo inchiodato ancora sullo 0-0, un po' di cattiveria e anche di fortuna in più, quello che manca a un Lanciano che comunque non sta affatto sfigurando, anzi sta piacendo questo Lanciano. Sì, io dico che il Lanciano mostra un'ottima condizione fisica, considerando che siamo a 2 settimane, intanto c'è l'Alessandria e prova in avanti, ma il pallone termina sul fondo. Per essere a 2 settimane dal primo impegno in campionato a Catania, insomma, clamoroso al cibo, il Lanciano è in ottima condizione, direi io, quindi insomma è veramente in una condizione scintillante, considerando che siamo ancora a 2 settimane. Ovviamente c'è ancora da mettere in valigia un po' di rapidità, un po' di velocità, qualche schema magari affinarlo meglio, però ci sarà tutto il tempo per migliorare queste situazioni. Sicuramente un po' più di incisività in avanti, magari un po' più di cattiveria per arrivare presto al gol sarebbero ingrediente gradito in questa partita in cui per adesso permane lo 0-0. Il pallone con Spighi che lo lascia sfilare, Ferrani già battuto il pallone e l'Alessandria che adesso ha possesso palla. Ci avviciniamo alla mezz'ora, 25esimo, pallone allontanato dalla tre quarti avversaria. Attenzione a questa azione di contropiede dell'Alessandria, nulla di fatto questo tiro in contropiede con la pressione di Ferrario e Guazzo che ha cercato il tiro di potenza dalla destra, abbondantemente fuori, ancora lanciando il controllo di Aquilanti, morbido il pallone per Di Cecco che poi lo mette a terra, lo porge indietro a Magnus Trest. Nicolas Andrade, portiere brasiliano, ora tesserato, arriva in prestito dal Verona, dalla Virtus Lanciano, in attesa di vedere altri acquisti. Ricordiamo che l'attaccante Monachello non ancora è stato perfezionato il suo passaggio alla Virtus Lanciano, ecco perché non è nemmeno indistinta, ma ormai sono quasi 2 settimane che si sta allenando, insomma ancora lavori in corso per la squadra rossonera. C'è Trest che cerca di disturbare Scotto, il pallone di Aquilanti che francobolla Guazzo e serve di testa Mammarella, rischiando un pochino, ma buono il suo intervento. E adesso c'è Mamigno che proprio nella metà campo subisce fallo, ci si aspetta tantissimo da Mamigno e dunque ecco Gattolo, abbiamo visto un po' di meno, tanto movimento ma pochi palloni per lui.
Sì, forse poco frequentata la sua fascia, a parte qualche crossing mammarella che, come abbiamo visto, produce sempre pericoli. Il Lanciano predilige forse un po' più il lato di piccolo con le sue incursioni, i suoi tiri, il suo passo a rientrare, il tiro col sinistro. Comunque, sto dicendo, il Lanciano esordirà sabato 30 a Catania con il Catania, mentre l'Alessandria, caso, esordirà in casa contro il Novara, che è il casus di questa Serie A, che non si sa dove giocherà, se giocherà in Lega Pro oppure in Serie B, perché è stato accolto il ricorso, però il presidente Abodi ha espresso un po' un'opinione un po' differente, e quindi diciamo che ambedue le squadre tra un paio di settimane saranno chiamate all'esordio in campionato. Sicuramente, parlando un po' più delle notizie rossonere, per i rossoneri sarà un inizio ovviamente difficile al Cibali di Catania, anzi al Massimino. Invece per attenzione, perché Di Cecco soffia il pallone sulla destra, piccolo in due tempi il portiere Nordi. Piccolo ha ricevuto un pallone d'oro, poi non ci ha pensato e subito la conclusione non di certo imparabile, infatti così è stato, anche infatti, se in due tempi il portiere Nordi. Dunque altra occasione ghiotta con Domenico Di Cecco, che ruba il pallone a centrocampo, serve Piccolo, che a volte forse pecca un po' di egoismo. Sì, a volte pecca di egoismo, soprattutto pecca anche un po' di concretezza, perché insomma, diciamocelo chiaramente, alcune occasioni è fin troppo libero in area di rigore per non concretizzarle. In questa occasione è stato un po' troppo ciabattato il tiro, diciamo che non si è reso molto pericoloso per quello che poteva fare. Attenzione a questa incursione di Scotto, poi non si capisce con Guazzo, gioco facile per la difesa rossonera riconquistare questo pallone. Siamo al 28esimo, sempre 0-0, avanti Virtus, e adesso il momento di tirare fuori gli artigli. Piccolo per Aquilanti, sul fondo il pallone ancora in gioco, controllato con un pizzico e un po' di fatica dall'Alessandria. Tutto regolare, si continua a giocare. Fabrizio Paghera a Carlo Mammarella, ecco Mammarella per il sempre utile motorino Di Cecco. Ecco Tiam, e c'è calcio di punizione? No, l'arbitro è particolarmente di manica larga, non è il fischietto facile. Ecco Nicolao. Aquilanti fa valere la sua esperienza, ruba questo pallone. Aquilanti è uno dei migliori in campo, lo possiamo dire già da questo minuto 29. Aquilanti ha una lucidità disarmante, ormai mestierante anche della categoria, il buon Antonio, uomo affidabilissimo, buono per tutte le stagioni. Ancora Virtus Lanciano con Ferrario, decide di avanzare di qualche metro, c'è Obodo sulla traiettoria del pallone, adesso tocca a Di Cecco andare a riconquistare questa palla con Mezzavilla, che in gioco aereo riconquista il pallone con l'Alessandria. Ancora Obodo, e c'è il fallo laterale, dicevo, di Aquilanti. Aquilanti sicuramente una scoperta lieta, anzi una riscoperta, perché per lui non è un ruolo agevole quello di terzino destro, un po' l'età, però si sta mostrando che con esperienza dimostra una buonissima duttilità tattica, riesce addirittura a fare anche ambedue le fasi, si è spinto anche in avanti. Intanto c'è Tiam che si porta in avanti. Sì, Tiam suggerisce per Piccolo sulla destra, che punta l'uomo, gioco di gambe, poi il pallone indietro per Aquilanti, se lo aggiusta. Aspetta qualche secondo, serve ancora Piccolo, si porta il pallone sul sinistro, avanti per il colpo di testa, e Vastola che va a saltare, colpisce il pallone di testa, non impatta proprio benissimo, non riesce a imprimere forza e centrare lo specchio della porta. Tutto questo al 30esimo del primo tempo, sempre 0-0, più Lanciano. Sicuramente più Lanciano, sicuramente dei tre della mediana Vastola è quello che si inserisce di più, già ha avuto un paio di occasioni, una su calcio da fermo in cui per poco non è arrivato a concludere, adesso addirittura si è spinto in avanti, ha colpito di testa. Insomma, penso che, dato che Tiam è un po' il falso 9, per dirla in termini catalani, della Virtus Lanciano, sicuramente diventano fondamentali i tre centrocampisti con i loro inserimenti, quindi anche un po' di essere propositivi per arrivare a concludere in porta.
Ancora Aquilanti verso Thiam, c'è Obodo invece, va a disturbare Piccolo che poi, ecco, lascia il pressing a Gatto. Ancora Obodo, lì c'è Ferrario che prima stoppa di petto e poi con la palla a terra da Paghera. Aquilanti a centrocampo, si ferma, non ha trovato uomini liberi e allora bisogna riorganizzare le idee. Ecco ancora il pallone all'Aquilanti, certo tante azioni sono partite dalla destra e in questo caso con lo scambio Piccolo Vastola, Vastola, Vastola si allunga forse troppo il pallone, Piccolo, il controllo della palla, due avversari su di lui, il cross sul secondo palo di Aquilanti, saltano lì in mezzo, disimpegna con fatica la difesa piemontese, ancora l'Alessandria, ancora Piccolo, va a lottare su questo pallone. Secondo l'arbitro c'è fallo su Scotto. Peccato per Piccolo che non si resse in dire di tirare col destro, forse sicuramente non è il piede che predilige, però magari questa occasione avrebbe meritato un tentativo che magari poteva anche risultare vincente. Peccato non aver concretizzato comunque una buona trama offensiva, ripeto, Vastola sugli scudi per corsa, per gamba, per propensione offensiva, ottimo lo scambio con Piccolo che poi ha portato alla mancata conclusione di Piccolo dal limite. Ancora l'Alessandria con questo pallone per il destro di Guazzo, ci prova da fuori, indicativo il fatto che tutte le occasioni dell'Alessandria siano arrivate da conclusioni da fuori, dunque i tiri se vogliamo estemporanei, quindi la difficoltà ad arrivare negli ultimi 15-16 metri da parte della formazione ospite. Sicuramente questo sì, ma sicuramente Guazzo è quello tra gli ospiti che si fa vedere di più, si è messo un po' tra difesa e centrocampo della Virtus Lanciano e quindi diciamo sta sfruttando una zona di campo abbastanza libera per provare soprattutto il tiro da fuori, perché fondamentalmente l'Alessandria con la manovra fa fatica ad arrivare alla porta di Andrade, quindi ci prova dal limite con finora i tiri solo di Guazzo. Ancora Aquilanti a Ferrario con Guazzo, pallone da Mammarella per Di Cecco, pallone indietro a cercare adesso la profondità con Mamigno, pallone che si impenna col colpo di testa del Colored, ma la rimessa con le mani è virtusina. Paghera, bello questo scambio, bello, tutto bene il lavoro di sponda di Mamigno, il suggerimento per Leonardo Gatto, Gatto la palla con Nicolao che quasi sulla linea di porta la lascia sfilare in calcio d'angolo. Come fa a non essere calcio d'angolo, giudice di linea? Io pongo questo punto interrogativo e va bene, un abbaglio anche se il sole di Ferragosto è tramontato da un pezzo. Rimane però la bellissima triangolazione tra le tre punte rossonere, Thiam, Gatto e Piccolo ci hanno dato un saggio di quello che possono fare in velocità. Peccato che Piccolo non sia riuscito nell'anticipare il suo difensore sul secondo palo per fare gol, altrimenti sarebbe stata un'azione perfetta. Ancora Piccolo adesso messo a terra, c'è calcio di punizione, beh, Valentini ha compiuto un fallo che senza ombra di dubbio andava sanzionato, così è stato. Ecco Mammarella non lo si è visto tantissimo in questa partita e poi c'è la munizione proprio per Mammarella per questo fallo su Spighi. E allora al 35esimo ci scappa la prima sanzione, il primo cartellino giallo della partita, chiaramente più Lanciano, manca la zampata, Sergio Mancini, la cattiveria si dice. Sì, mi permetterei di dire manca il finalizzatore della manovra, ma sarebbe troppo facile dirlo visto che lo sappiamo che Lanciano ha bisogno di un bomber, non so se lo sarà Monachello che ancora non è pronto, non si sa se
Se effettivamente fa parte della Virtus ufficialmente ancora, però insomma serve un finalizzatore, perché per il resto, come ho detto all'inizio, questa squadra gioca a memoria ed è ovvio che sia così, perché l'anno scorso comunque Roberto D'Aversa c'era sempre accanto a Marco Baroni, quindi Lanciano gioca in vantaggio perché sa come deve giocare, quindi questo è il lato positivo. Il lato un po' meno positivo, ribadisco, che sì, Tian fa un gran lavoro, però forse non è un grande bomber, magari lo diventerà, non lo so, però fa altro, voglio dire, quindi aspettiamo che si completi la squadra, però per il momento secondo me si sta comportando bene Lanciano, le idee ci sono. E ribadisco, anche se l'Alessandria è una squadra di Lega Pro, non è tra le più deboli della Lega Pro, quindi è un test probante. Grazie a Sergio Mancini. Al 37esimo, gioco fermo con questo fallo, c'è Piccolo che aiuta l'avversario a rialzarsi, dovrebbe essere Valentini, no, è Scotto, Luigi Scotto, un classe 90 già battuto. Questo calcio di punizione, partita comunque gradevole, non proprio spettacolare da stare lì insomma a spellarsi le mani, però il Lanciano sta piacendo. Brava Aquilanti a rubare pallone a Nicolao, poi c'è il colpo di testa di Sosa per Obodo che rilancia in avanti alla ricerca di Scotto, pallone indietro ad Andrade. Bene il reparto difensivo rossonero. Il reparto difensivo ormai è collaudato, tornando sui problemi offensivi di cui parlava Sergio, insomma io dubito che anche con Monachello si possa affidare una responsabilità così grave a un giovane classe 94 che è Monachello, a prescindere da lui comunque servirebbe un bomber d'aria che comunque è di categoria e che ha già fatto questa categoria e che possa garantire quei 15 gol di cui ha bisogno il Lanciano. Intanto non riesce questa volta la sponda di Mamigno, fuori misura nel servizio ad Antonio Piccolo, si lotta su questo pallone, c'è il giudice di linea che sanziona l'intervento irregolare di Piccolo sull'ex Nicolao, dunque si riprende con un calcio di punizione mentre mancano 7 minuti al 45esimo, dunque all'intervallo ricordiamo che in caso di parità, in caso di pareggio, si andrà avanti come copione vuole, dunque supplementare eventualmente i calci di rigore, ma Mamigno soffia il pallone sulla tre quarti, adesso punta l'uomo, Mamigno limite l'area di rigore, gol! Virtus Lanciano, Mamigno fa tutto lui, soffia il pallone sulla tre quarti, si riesce a liberare di un avversario, il pallone sul destro dal limite dell'area di rigore, il pallone sulla sinistra del portiere a mezza altezza, Mamigno ha fatto tutto, Tiamme ha fatto tutto benissimo, ruba palla sulla tre quarti, va via, si sistema il pallone al limite, tiro a giro imparabile per Nordi e vantaggio rossonero, per dirla finalmente. E allora Mamigno è l'attaccante, è l'attaccante che fa gol. Sì, però anche grossa ingenuità da parte di Manuel Ferrani, questa non è la C2, insomma, mi riferisco a quando due stagioni fa giocava nel Teramo, fino a due stagioni fa, non è mai stato un fulmine di guerra, uno molto forte sulle palle alte, segnava anche di testa sui calci piazzati a Teramo, lo fa anche ad Alessandria probabilmente, però insomma ha perso una palla lì dove non si deve mai perdere e Tiam era in posizione, questa è la cosa importante, era in posizione tattica perfetta per rubare palla e per poi fare gol, ha fatto tutto bene, però davvero tirata d'orecchio a Ferrani che ha perso un pallone incredibile. E allora la partita si mette in discesa per la Virtus Lanciano, visti i primi 40 minuti si mette in strepitosa salita quasi sul mortirolo per l'Alessandria, però stare sempre sul pezzo perché la partita non è assolutamente finita, certo. Se il risultato dovesse rimanere così, con la speranza di rimpinguarlo, di renderlo ancora più massiccio, più solido, più abbondante, ma sarà bellissimo sabato prossimo ricevere il Genoa, la storia calcistica del Genoa, uno dei primi club non solo d'Italia per storia, per quanto riguarda l'anagrafe, mettiamola così, ma addirittura d'Europa, del mondo, insomma qualcosa di strepitoso, di eccezionale.
Sì, indubbiamente sarebbe una grandissima occasione e l'ennesimo traguardo raggiunto da questa società. Giocarsi un terzo turno di Team Cup contro una squadra di Serie A qui a Lanciano avrebbe almeno dello storico, direi io. Io penso che il Lanciano ha raggiunto il vantaggio solo al 40esimo, però in realtà lo meritava da ben prima. Ha mostrato in questo primo tempo di fare un'ottima prestazione, il gol è stato solo il coronamento di una bella prestazione. Bello lo scambio, Mamigno, piccolo il suo sinistro, poi il pallone intercettato con un braccio, ma l'arbitro non concede nulla. E Ferrani, sicuramente la distanza era molto ravvicinata, comunque si è visto il pallone toccato con un braccio. L'arbitro ha deciso di non sanzionare col calcio di rigore, ha deciso per l'involontarietà. Indubbiamente un episodio dubbio e forse nemmeno rivedendolo si chiarisce definitivamente. Sicuramente il braccio, la palla ha toccato il braccio di Ferrani, sicuramente la distanza era ravvicinata, però io penso che il rigore ci poteva anche stare, nonostante il braccio fosse quantomeno vicino al corpo. Ok, allora il signor Filippo Merchiori si porta sulla coscienza questa decisione. Adesso cerca di rimediare con questo calcio di punizione a centrocampo assegnato a Mamigno. Siamo al 42esimo, 20 secondi al 43esimo. Fiscale Merchiori di Ferrara, ricordiamo, coadiuvato da Pasquale De Meo di Foggia, Francesco Di Salvo di Barletta, quarto uomo Lorenzo Illuzzi di Molfetta. Ringraziamento speciale per l'abbronzatissimo Marcello Paolucci che sta realizzando le immagini di questa telecronaca del secondo turno eliminatorio di Team Cup in esclusiva, in differita, su Telemax. Ci mancherebbe, siamo noi ragazzi. Saremo al vostro fianco per, mi riferisco ai tifosi e alla Virtus Lanciano, anche per questa stagione agonistica. Il pallone da Aquilanti per Mamigno, bello il colpo di testa a suggerire per Vastola, e c'è il calcio di punizione. Mentre il cronometro ci dice che è quasi finito il primo tempo, altra occasione per la Virtus Lanciano. Cosa è piaciuto di più della Virtus? Antonio Di Nunzio e poi Sergio Mancini. Io penso che della Virtus abbiamo ammirato innanzitutto la condizione atletica, che mi sembra, dato il momento, invidiabile. Ripeto, l'unico difetto un po' di cattiveria sottoporta, per il resto penso che la difesa sia collaudata e in avanti quei tre hanno già mostrato alcune cose buone, ma possono ancora far meglio. Cosa va, cosa non va? Telegrafico, Sergio Mancini. Ma ho detto anche prima, va che la squadra gioca già a memoria, non va che alcuni giocatori non sono ancora probabilmente in forma campionato, non so, la sinistra Gatto continua a non convincermi più di tanto, e poi ovviamente ci ripetiamo, serve uno da 15 gol a campionato. Sui singoli, finora in questo primo tempo, secondo me il meglio lo ha fatto Mamigno, perché oltre al gol, perché anche prima ha giocato quasi sempre molto bene di sponda. Dall'altra parte aggiungo Aquilanti. Aquilanti, sì, anche Antonio Aquilanti, è vero. E dall'altra parte c'è Manuel Ferrani, che veramente penso che già dopo questo primo tempo farà brutti sogni stanotte, perché tra l'altro, se non ho visto male, il braccio era suo sul rigore non concesso, quindi dopo aver perso quella palla che ha dato il vantaggio a Lanciano. Grazie a voi due, allora tutto pronto per questo calcio di punizione. Mentre c'è Terigi che visibilmente zoppicando abbandona il campo, sono 3 minuti di gioco, di recupero concessi per questo finale di tempo. Mammarella prende i passi, pronto con il suo sinistro, 25 secondi dopo il 45esimo, il buon Carletto, tutto pronto, la sua rincorsa direttamente in porta, tiro che sibila al lato del portiere, non irresistibile. Lanciano 1, Alessandria 0. Questo secondo turno eliminatorio di Team Cup. Ricordiamo che l'anno scorso fu il Benevento a passare qui al Biondi, mentre 2 anni fa, la tua memoria, Antonio Di Nunzio,
No, 3 anni fa col Castelrigone, insomma, dopo quel record di espulsioni, se non erro. Comunque, insomma, i confronti della vecchia Coppa Italia negli ultimi anni non hanno portato benissimo alla Virtus, ma questa volta i rossoneri si stanno presentando all'appuntamento particolarmente determinati a passare il turno. Ancora 1 minuto e mezzo da giocare. Vastola, pallone che Sosa lascia sfilare direttamente in fallo laterale. Adesso c'è Vastola che ci mette lo zampino, piccolo, vai per Mamigno, forza in velocità Mamigno, mette pressione a Terigi che nel frattempo si è rialzato e ha riconquistato la sua posizione. Ancora un fallo laterale per la Virtus, ancora 1 minuto di gioco per sfruttare al massimo questo finale di primo tempo. Aquilanti, piccolo, ecco Antonio, il pallone in mezzo a 3 avversari, cerca Paghera in mezzo, colpo di testa a liberare e il pallone in uscita per Adriano Mezzavilla, lo mantiene tra le gambe, poi serve un compagno di squadra ed ecco Obodo. Ancora 30 secondi, Nicolao, il colpo di testa in avanti l'Alessandria, attenzione, palla indietro ad Andrade Davide Nicolas, portiere nuovo di zecca della Virtus Lanciano, che difficilmente sbaglia in quel ruolo, anzi è stata fucina di grandi portieri, vero e proprio trampolino di lancio. Vedete le ali a Cesena, vedete Sepe, adesso ad Empoli. 5 secondi al termine, l'arbitro farà battere questo fallo laterale e poi manderà tutti quanti negli spogliatoi. Allora, duplice fischio, signori, ci ritroveremo per il secondo tempo. Grazie a un gol di Mamigno nel finale di tempo, la Virtus Lanciano in vantaggio sull'Alessandria. Pausa per noi, per voi, ci ritroveremo per questo secondo tempo. A più tardi Antonio Di Nunzio, a più tardi Marcello Paolucci, Angeli Custodi, per questa telecronaca. A dopo.